la musica dei portoghesi Terracota che hanno proposto suoni e ritmi coinvolgenti, frutto di un viaggio culturale mondiale. I Terracota, con un collage di lingue e suoni innovativi, hanno fatto ballare gli appassionati dell'Ariano Folk Festival con ritmi afrocubani, samba, funk, reggae, annullando quindi i confini delle culture. Il messaggio di una musica cosmopolita e di tradizione su scala globale dei Terracota è seguito alla proposta sonora delle Awa, tre donne e tre sorelle israeliane di origine yemenita. Ad omaggiare, come sempre, l'AFF dopo 11 anni di esperienza è l'Or Sassafras, divenuto ormai emblema mondiale dell'Ariano. Quest'anno mi piace molto la piazza nuova che ha cominciato l'anno scorso, più comoda che sul castello, per questo mi piace un po' più, ma è un po' meno carina, perché era più carina l'anteriore palco, ma vedo che la programmazione quest'anno è troppo speciale. Mi è piaciuto tutti i gruppi, oggi Terracota, Awa, ieri la gente che ha suonato e domani con Pazomas, tutto questo. Penso che la programmazione cada anno è un po' più migliore. E la gente ha avuto una rivoluzione della gente. E adesso ci sono molti gente molto più giovane e normale, il ritmo che buscano è un altro ritmo, più elettronico, più marcato, ma sempre entrano tutta la gente alla proposta di Ariano Folk Festival. Questo è molto interessante, perché io adesso non lo vedo nel mondo come qui. Qui c'è una gente meravigliosa per ballare, per ascoltare la musica del mondo. A chiudere la seconda serata, lo spagnolo DJ Panko, produttore capace di fondere con maestria ritmi complessi ed energici, che ha regalato al pubblico un set indimenticabile. All'immancabile musica folk si è unita la gastronomia di Mesali, weekend ricco di musica nelle serate centrali con Angelo de Bar Quartet, Davide Van der Sfros, Adriano Bono, Pat Thomas e Kiko Truiglio.